Siamo in diretta dal presidio sotto il Tribunale di Torino, sotto il Palazzo di Giustizia di Torino, con un compagno che ha avuto modo di entrare all'interno dell'udienza. Puoi raccontarci appunto che cosa hai visto, se erano soprattutto collegati sia Anna sia Alfredo? Siamo entrati 20 tra compagni e compagne. In videoconferenza c'erano sia Alfredo che Anna, che hanno fatto una dichiarazione ciascuno. Alfredo ha parlato ovviamente del 41 bis, del suo sciopero della fame, collegato all'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo, quindi la sua lotta evidentemente non è una lotta personale, soggettiva solo per lui, ma per questo regime che, come lui ha detto, depriva totalmente e fa sì che non vi sia più possibilità di vita. Infatti il suo finale è stato che continuerà il sciopero della fame fino all'ultimo respiro. Ha introdotto dicendo che avrebbe parlato per l'ultima volta e poi avrebbe taciuto, ma che tutti sappiano cos'è il 41 bis e che la sua lotta non si fermerà appunto fino all'ultimo respiro. La strage contro la sicurezza dello Stato non è stata riconosciuta nella strage di Piazza Fontana, non è stata riconosciuta nella strage alla stazione di Bologna, non è stata riconosciuta nella strage di Piazza della Loggia, non è stata riconosciuta nelle stragi di mafia di Falcone e Borsellino, non è stata riconosciuta nella strage di Via dei Georgofili a Firenze, non è stata riconosciuta nella strage a Milano, sempre a stagione stragista del 93. La sua lotta non si fermerà appunto fino all'ultimo respiro. Il 41 bis, diciamo, come sistema e come accettabilità del sistema stesso, è un regime particolare che dovrebbe essere finalizzato a interrompere i collegamenti con le proprie, diciamo, organizzazioni criminali, sia i collegamenti all'interno del carcere sia quelli tra l'interno e l'esterno del carcere. Vanno anche recisi i legami con l'organizzazione in quanto tale. Quindi il 41 bis, nella misura in cui è finalizzato e contenuto a interrompere i collegamenti, ha una sua ragionevolezza e legittimità. Quando si traduce invece in una situazione di accentuazione dell'afflizione, non motivata, diciamo, e non motivabile come volontà di interrompere i collegamenti, ma semplicemente come regola di, detto tra virgolette, carcere duro, non ha più alcuna legittimità costituzionale. E ogni misura del 41 bis va vista in questo senso. Le faccio un ulteriore esempio: che siano gruppi di socialità molto limitati e non di persone appartenenti allo stesso milieu criminale è questione legittima. Che poi i cortili dove questi fanno la socialità non permettano di vedere niente di verde, dico per dire, niente di natura, eccetera, è un qualcosa che è assolutamente non legittimo e che tra l'altro può determinare anche un detrimento sulla psicologia della persona stessa. Nella sua concreta applicazione, il regime di 41 bis si concretizza invece in una serie di limiti motivati, proibizioni non razionali, interdizioni, carenze, divieti
che non hanno alcun fondamento nella legge e non hanno alcun fondamento nelle esigenze della sicurezza pubblica. Ha preso un regime di 41 bis e è sottoposto alle limitazioni tipiche del regime stesso. Deve trascorrere 21 ore al giorno all'interno di una cella che ha una dimensione 2,5 metri x 3,5 metri. Sostanzialmente ha 2 ore d'aria al giorno che può, di cui può usufruire all'interno di un cubicolo di cemento con le 4 pareti che circondano lo spazio, alte 7-8 metri e pertanto l'impossibilità di vedere, diciamo, di spaziare nella visuale, di avere una profondità nello sguardo. Il suo tetto, il suo cielo sono delle grate che impediscono sostanzialmente anche il sole, ma anche la visione del cielo. Non riesce a vedere un filo d'erba, perché nel 41 bis di Sassari non c'è la possibilità per i detenuti in 41 bis di vedere una siepe, un fiore, un albero o un filo d'erba. Un'ora di colloquio al mese con i familiari, colloquio al mese che si svolge dietro un vetro, per cui senza la possibilità neanche di toccarsi le mani o in qualche, diciamo, di suscitare nessun rapporto empatico, affettivo, di vicinanza fisica, per chiamare con il proprio avvocato, o l'avvocato deve ricevere la telefonata in una casa circondariale, perché c'è viene ritenuto pericoloso che la telefonata dal carcere 41 bis vada direttamente nello studio legale del difensore, col difensore di andare in carcere, come se andasse a fare un colloquio in carcere a ricevere la telefonata. Gli accessi alla lettura e ai libri, che sono fondamentali chiaramente per un politico, e vive una limitazione assoluta, perché i libri sono i beni con maggiore difficoltà ad essere acquistati e ad essere e poi consegnati al detenuto. La storia di Alfredo è una storia importante e significativa per quello che sono stati i movimenti antiautoritari, antimilitaristi fin dalla seconda metà degli anni Ottanta. Alfredo aveva dichiarato un'obiezione totale, in realtà non è stata accettata la sua obiezione totale, quindi è risultato un renitente alla leva nell'88, 87-88. Fa questa scelta e viene incarcerato la prima volta per questa sua scelta antimilitarista. Sconta una parte della pena, dopodiché esce e, come avveniva allora, appunto, successivamente gli viene ripresentata la cartolina per ripresentarsi al servizio di leva. Insieme a tutta una serie di altri obiettori totali, invece di, appunto, vivere il momento dell'attesa di venire arrestati e così via, hanno deciso di portare in giro per l'Italia questa loro scelta, facendo iniziative pubbliche, facendo iniziative appunto in strada rispetto alla loro scelta e appunto propagandando questa loro iniziativa. Nell'89 ci sono state tantissime iniziative che li hanno portati da una parte all'altra dell'Italia, e non solo. Grazie a questo loro giro, di questi uccelli di bosco che viaggiavano da una parte all'altra e facendo queste iniziative che potevano essere sempre l'ultima, perché si poteva aspettare un arresto da un momento all'altro, hanno incontrato un sacco di compagni e compagne in giro per tutta Italia, ed è così che anch'io ho conosciuto Alfredo e gli altri obiettori totali. Conoscevo Stefano, il compagno di Claudio, e Claudia, la sorella di Alfredo, da fine anni 90. Nel 2003 gli stessi vengono attinti da misure custodiali su iniziativa della Procura della Repubblica di Roma per un'operazione chiamata Operazione Cervantes, per cui sempre, diciamo, riconducibile astrattamente alla FAI, per un attentato compiuto davanti al liceo spagnolo a Roma, Cervantes, Miguel de Cervantes. E poi da lì in poi, ma anche da prima, comunque ho sempre avuto una frequentazione sia professionale che amicale con componenti anarchiche, fino a quando nel 2012 Alfredo viene raggiunto dalla misura cautelare per il ferimento dell'ingegnere Adinolfi nel 2012, e io assumo la difesa di Alfredo. Alfredo è,
È quasi paradossale che ancora oggi sta abbastanza bene. Partiva da un peso importante, da un corpo, insomma, stiamo parlando di una persona che è alta più di 1,90 e che pesava 118 kg, quindi ha perso 35 kg, che naturalmente avrebbero annientato una persona di 80 kg, ma nel suo caso, invece c'è una resistenza ancora forte, cioè era lucidissimo. Abbiamo fatto un colloquio di 3 ore, lui è assolutamente determinato ad andare avanti. E chiaramente lui dice: non è che io mi voglio suicidare, ma non è possibile, soprattutto poi entrando in quel regime di 41 bis ha potuto vedere, toccare con mano quello che nessuno vuole vedere in questa società, la distruzione delle persone, cioè persone che sono in carcere da 30 anni, che in 30 anni non hanno mai potuto abbracciare una volta i loro figli, le loro mogli, che hanno visto morire i propri cari senza mai poter scambiare un gesto di affetto, in cui ogni gesto, anche di minima solidarietà, viene criminalizzato. Come dice lui, persone che non hanno mai visto in 30 anni un albero, un filo d'erba. Io non voglio vivere in questo modo. Poi ha fatto una dichiarazione anche Anna, una dichiarazione più articolata, nella quale ha praticamente parlato del reato di cui sono accusati di fronte a questa Corte d'Assise di Torino, per merito, diciamo così, della Corte di Cassazione, che ha deciso che il reato che deve essere a loro imputato non è più quello di strage comune per cui sono già stati condannati, ma quello di strage contro la sicurezza dello Stato, reato che prevede unicamente la pena dell'ergastolo. E Anna ha definito che sono i capi espiatori di un movimento anarchico di lotta sicuramente e d'azione, e che stragista è lo Stato, soprattutto nelle carceri, e ha ovviamente dato una solidarietà piena e incondizionata ad Alfredo, dicendo anche che se succede qualcosa ad Alfredo, tutti i compagni e le compagne sappiano chi sono i mandanti di questo assassinio. Anna ha partecipato anche in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo, ha fatto uno sciopero per quasi 40 giorni che poi ha interrotto perché effettivamente le sue condizioni fisiche cominciavano insomma, a creare problemi. Aveva avuto un intervento importante, insomma, appena meno di 2 anni fa, sempre in stato di detenzione per un cancro. Su schiaffi allarmi, allarmi, poniam col braccio forte, giuriam, giuriam, giustizia. Anna Beniamino è una che aveva un negozio di tatuaggi, quindi fa tatuaggi da 20 anni, insomma, al momento dell'arresto erano 20 anni che lavorava in questo settore. Io e Anna Beniamino ci siamo conosciute negli anni 90, quando era in corso il processo, il cosiddetto processo Marini, quindi il primo processo agli anarchici in cui si sosteneva la sussistenza di un'associazione sovversiva. Si è concluso con una soluzione. Erano circa 50 imputati, tra cui anche Anna Beniamino e Alfredo Cospito. E quindi, appunto, la nostra conoscenza è abbastanza datata. Nel 2012 Alfredo viene raggiunto dalla misura cautelare per il ferimento dell'ingegnere Adinolfi nel 2012 e io assumo la difesa di Alfredo, per cui quello è il momento di conoscenza effettiva, per cui inizio poi a fare i colloqui chiaramente in carcere con Alfredo, lo assisto nel giudizio abbreviato, in quello che è stato il momento in cui Alfredo rivendicò la paternità del gesto e le ragioni che l'avevano condotto al ferimento, a decidere di ferire, di attentare all'ingegnere Adinolfi e poi tutte le vicissitudini processuali successive, per cui ricondurre poi la pena finale a 9 anni, 5 mesi e 20 giorni per Alfredo.
Quando c'è stato il processo per l'attentato all'ingegnera Di Nolfi, io mi ero occupata della difesa di Gail, il coimputato di Cospito, e successivamente, quando nel 2016 Anna Beniamino è stata raggiunta da questa ordinanza di custodia cautelare per l'inchiesta scritta Manent, mi ha nominato, insomma. Nel 2016 Alfredo viene raggiunto da un'altra iniziativa giudiziaria, questa volta promossa dalla DDA di Torino, per cui dall'antiterrorismo di Torino, per dei fatti che invece risalivano a circa 10 anni prima, cioè alla stagione 2005-2006, con alcune campagne riconducibili alla FAI, Federazione Anarchica Informale, che avevano realizzato degli attentati a Parma, nel Parco Ducale di Parma, contro Iris e poi contro a Fossano, contro la scuola allievi carabinieri e poi successivamente quello della Crocetta. Si è ipotizzato un coinvolgimento sia di Anna Beniamino che di Alfredo Cospito, tra l'altro loro erano anche compagni di vita, insomma, per oltre 20 anni. Si è arrivati a sostenere sulla base degli scritti che loro fossero in qualche modo coinvolti nella FAI. In realtà, da nessun elemento oggettivo, come dire, analisi dei computer, di tutti, insomma, i congegni elettronici, i contatti, via dicendo, era possibile ipotizzare una cosa di questo genere, cioè non è stato mai trovato nessun elemento che provenisse dal reato. Sia quello dell'attentato a Fossano, ma qualsiasi reato riconducibile alla FAI Anna e Alfredo. Torino è la prima corte che è poi passata in giudicato, che ha deciso invece che all'interno di questo fenomeno magmatico FAI sussisteva una vera e propria associazione più piccolina che nascondendosi dietro a un fenomeno e quindi a un metodo FAI, in realtà era riconducibile ai paradigmi per cui era sussumibile nel 270 bis. Associazione con finalità di eversione o di terrorismo. Stiamo parlando del decreto Cossiga del 79. L'ulteriore elemento nuovo che poi ha portato alla condanna per i fatti di Fossano era determinato da una consulenza di due grafologhe che hanno sostenuto che alcune lettere minatorie scritte un anno e mezzo dopo i fatti di Fossano fossero attribuibili, gli indirizzi di queste lettere fossero attribuibili con una buona probabilità, quindi non assolutamente con una certezza, potessero essere attribuibili alcune parole ad Anna Beniamino e alcune parole ad Alfredo Cospito. Quindi le due posizioni sul piano processuale sono indissolubilmente legate. Consulenza di queste due grafologhe, cioè era stata sconfessata da una consulenza di RIS del 2006, perché RIS nel 2006 dicevano che con quelle grafismi non ci si poteva fare niente. E poi sono arrivati il pubblico ministero del 2014, non è che dà un incarico a RIS alla polizia scientifica, cioè non è che lo richiede una consulenza ai reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato, ma trova due signore a cui devolve un mandato su una questione che è delicatissima, senza neanche dire a queste due signore che nel 2006 quello stesso accertamento era stato compiuto dai carabinieri che avevano detto che non si poteva arrivare da nessuna parte e queste l'hanno appreso in udienza da noi. Siamo stati noi a dirgli, ma lo sapete che nel 2006 i RIS hanno fatto il vostro stesso accertamento? No, non lo sappiamo. E lo sapete che i RIS che cosa dicono? Che c'è tutto un solco sotto quel grafismo? No, non lo sappiamo. E sapete cosa dicono i RIS? Che se c'è un solco sovrascritto, automaticamente quegli elementi di tipicità che secondo voi dovrebbero essere apprezzabili svaniscono e pertanto non è possibile arrivare da nessuna parte. Ma lo sapete questo? No, non lo sappiamo. Questo è successo al dibattimento. La cosa assurda che è avvenuta è che praticamente questa media probabilità che poteva essere un 50%, questo hanno detto le due consulenti, di probabilità per l'uno e per l'altro, in un gioco assurdo, diciamo veramente kafkiano, si è giunti poi ad affermare invece che questi fossero indizi sufficienti per affermare la loro responsabilità riguardo ai fatti di Fossano.
nonostante poi il collegamento avvenisse con delle lettere minatorie scritte un anno e mezzo dopo, quindi non c'era nessun elemento diretto che partisse dal reato e si indirizzasse nei confronti di entrambi, insomma. Il pubblico ministero sin dalla prima ora, sia nella sua richiesta di misura cautelare al GIP, aveva sollecitato l'emissione della misura qualificando i fatti di Fossano e della Crocetta come strage, ovvero ritenendo che ci fosse un'idoneità dell'azione, che strage è un reato di pericolo presunto, cioè non richiede che effettivamente avvenga una strage, ma che quell'azione sia idonea a procurarla. Cioè, se tu commetti un fatto che è idoneo ad integrare una strage e che a sua volta è idonea a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, Codice Rocco dice: guarda, la pena giusta, equa per questo fatto è solo l'ergastolo. In realtà, quello che ha detto la Corte, cioè mai il fatto di Fossano, in cui tra l'altro non si è fatto male nessuno, avrebbe mai potuto comportare queste conseguenze per la sicurezza dello Stato. Per cui strage è, ma è una strage comune. Questo è il processo, fondamentalmente. Uniscono questi due elementi e ritengono che siano sufficienti per condannare a quello che potrebbe essere, appunto, in linea teorica anche un ergastolo ostativo, due persone senza che ci siano elementi diretti di collegamento con l'attentato di Fossano, insomma. Con una consulenza così traballante, perché comunque aveva concluso in termini di media probabilità, è stato ritenuto essere l'elemento idoneo a rivitalizzare tutte quelle indagini compiute ad Sant'Angelo che non avevano portato a nulla e a farli diventare elementi granitici per poter attribuire ad Anna Alfredo la responsabilità per una strage e un attentato con finalità di terrorismo. Primo grado, appello e Cassazione, su un elemento così claudicante, hanno ritenuto di attribuire dei reati, tra l'altro la Cassazione, fino ad arrivare ad attribuire il reato, uno dei reati più gravi del nostro ordinamento giuridico. Amore, rabbia, amore, rabbia, amore, rabbia. Poco a lato, invece, una bomboletta spray scriveva: Alfredo libero, si usi una vetrata. L'esecuzione della pena detentiva in forma di 41 bis è la modalità più afflittiva che possa essere conosciuta dallo Stato nei confronti di un soggetto. Non vi sono torture all'interno del regime di 41 bis nella modalità classica in cui ognuno di noi può pensare alla tortura, ma le limitazioni. Il 30 di dicembre, quindi l'articolo riporta attaccate e una filiale di rivoluzionari solidarietà con l'azione speciale dell'ACAB che verrà rimandata streaming dal presidio che si svolge sotto il carcere di Bancali, carcere dove è recluso Alfredo dallo scorso 5 di maggio. L'altro giorno c'è stata la commemorazione della strage di Piazza Fontana. Devo dire che il governo ha fatto bene a non intervenire, eh? Certo. Almeno un po' di pudore, no? Come ci vuole qualcuno, questa volta non sono tornati sul luogo del delitto, anche se. Però Piazza Fontana è una di quelle due, tre stragi di Stato. I pochi che hanno fatto carcere, dei condannati per strage, in tutti questi 40 anni, sono una o due persone, sono tutti liberi. Per alcuni non è mai stata chiesta l'estradizione, nonostante fossero riconosciuti come indagati. Non è stato fatto nessun passo e mi chiedo ancora come mai quelli che adesso cominciano a trattare l'argomento, televisioni, giornali, radio, eccetera, eccetera, non tirino fuori il paragone più immediato, cioè un paese dove sono state centinaia le bombe, i morti, cioè non ci sia nessuno in carcere, non dico 41 bis, ma nessuno all'ergastolo in carcere, tranne che Cospito condannato a morte in un caso del genere. Le stragi che hanno insanguinato l'Italia dal dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino sono tutte stragi di Stato, sono cioè stragi pianificate direttamente dai servizi segreti agli ordini dell'apparato statale di quel momento e sono stragi che hanno bisogno di un capro espiatorio. Nel caso della strage più tristemente famosa, che è quella di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, il capro espiatorio sono gli anarchici, non solo Valpreda, ma anche Pinelli e gli altri anarchici che vengono arrestati sono il capro espiatorio perfetto perché sono i nemici da sempre, sia di destra, sia della destra, sia della sinistra. È vero che la Procura Nazionale Antimafia è diventata Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ma noi non abbiamo in Italia attualmente
organizzazioni e reti terroristiche che richiedano questo strumento. Abbiamo complessivamente, a mio parere, un uso forzato di una norma pensata per un contesto e che invece viene applicata in un contesto che non c'entra proprio niente. Dovrebbero spiegare, ad esempio, quanti attentati sono stati fatti dagli anarchici e la pericolosità effettiva dei gruppi anarchici che esistono nel mondo. Dov'è l'elenco? Quanti morti sono stati fatti con gli attentati terroristici degli anarchici negli ultimi 10 anni, 20 anni? Non credo abbiano capacità di mettere sul serio in difficoltà lo Stato italiano. Quindi mi pare che ci sia un accanimento, per quel che capisco leggendo i giornali, un accanimento particolare nei confronti di Cospito, che viene messo nelle condizioni di essere costretto a morire di fatto.